aggiungiamo con l'approccio, diciamo, per una parte, perlomeno della sinistra, poi Tommaso per la Fondazione, Antonini per Serio, si integreranno, nel senso che come è nostro, ma è quella coalizione che mette assieme alle forze, le varie forze della sinistra, insomma, all'arca arriva ci si riesce, e gli ambientalisti verdi, unicamente tra di loro formano questa coalizione, arriva a bene comune. Paolo partiva da 5 anni fa, parto un po', mi piace dire, parto un po' da più indietro, io parto dal secolo scorso, nel senso che riusciamo, insomma, tra le varie componenti della sinistra ad essere partecipi di questa amministrazione comunale di centro-sinistra autonomista, a partire da quegli anni là, insomma, no? Per cui a partire dalla fine del secolo scorso, probabilmente dico dal 99 se non sbaglio, dentro programmi o dentro un'organizzazione di centro-sinistra dove a nostro modo di vedere i temi della sinistra si sono ritrovati, e nella fattispecie, insomma, il compito che a me spetta oggi, insomma, dirvi alcune questioni per quanto riguarda appunto le tematiche del mondo del lavoro. Noi crediamo appunto che la tematica questa del mondo del lavoro debba essere declinata da parte di chi poi rappresenterà questa lista delle istituzioni, guardando l'amministrazione con gli occhi di chi è nel mondo del lavoro, degli occhi di un lavoratore, degli occhi di un disoccupato, degli occhi di un giovane che non trova occupazione, con gli occhi di chi ha lavorato una vita adesso in pensione, insomma, con tutte queste forme evidentemente, cioè queste rappresentazioni, insomma, della società a partire dal mondo del lavoro. E noi crediamo anche che l'amministrazione, nella sua azione amministrativa, debba guardare a questi soggetti, insomma, i soggetti che vivono dal proprio lavoro, che lo cercano, i soggetti che meno hanno rispetto a strati più garantiti della società nel suo complesso, anche della società rivale. Allora, noi abbiamo evidentemente come amministrazione delle competenze che dal punto di vista del lavoro sono limitate, ovvio che sono quelle competenze che un'amministrazione comunale ha, a differenza delle competenze più generali che può avere il governo nazionale o comunale. Però anche all'interno di queste competenze io credo che alcune scelte fatte, alcune scelte che si verranno a determinare, sono proprio da inquadrare in quell'ottica lì. Ricordo, tanto per tornare indietro un po', insomma, un po' la discussione che nacque a suo tempo quando la cartiera del Barone proponeva la dismissione dell'attività produttiva industriale lì per far sì che l'area venisse trasformata in edificabile. Ci fu l'amministrazione stessa, anche chi rappresentava la sinistra allora, ci fu questo approccio di contrarietà, nel senso che questa operazione di carattere immobiliare era quella stessa operazione che sostanzialmente era la medesima che veniva fatta in tante parti d'Italia, d'Europa e del mondo, insomma, questa dimensione dell'attività per creare guadagni in altre dimensioni. Arriviamo all'attuale, tutta la discussione fatta e l'amministrazione comunale per come si è approcciata, giustamente, per come correttamente si è approcciata rispetto a quello che era un pericolo che abbiamo individuato e noi crediamo scongiurato, ossia che attività, aree destinate a attività produttive secondarie di interesse provinciale, ossia per tradurla, insomma, l'area Buzzi e l'area cartiera del Garda, debbano rimanere con quella destinazione, insomma, no? Per cui se facciamo riferimento a queste scelte fatte dall'amministrazione, se a queste scelte noi ricordiamo anche, cosa che nel programma c'è, quelle che sono le competenze dirette che può esercitare un'amministrazione comunale, sia in termini di creazione, quindi con tutta la partita dei lavori socialmente utili, del progettone per cui noi definiamo l'amministrazione comunale, dal punto di vista numerico un impatto, una risposta rispetto alle problematiche sorte per le lavoratrici e i lavoratori che lì sono impegnate, delle risposte buone, positive, insomma,
no? Anche in termini numerici, come anche teniamo a dire quando un'amministrazione comunale svolge attività che non in maniera diretta ma in maniera indiretta e rispetto a determinati servizi fa le gare d'appalto, che nei disciplinari delle gare d'appalto ci siano determinati presupposti attraverso i quali poi nello svolgimento dell'attività, cito ad esempio la questione delle gare di appalto fatte, che qui non si dovranno fare, al massimo ribasso, tu ti ritrovi evidentemente che vince la gara, che inevitabilmente, proprio perché propone fa una proposta di carattere economico talmente bassa che poi per poter stare dentro con i soldi, alla fine chi paga il prezzo sono i lavoratrici e i lavoratori che li operano. Di conseguenza, per chiudere anch'io, insomma, no? Allora, competenze per un'amministrazione comunale da esercitare, nei limiti evidentemente di quanto un'amministrazione comunale può esercitare, però esercitandola, utilizzando insomma questo occhio, riprendo questo occhio di riguardo rispetto a strati della popolazione, appunto, che sono quelli che vivono del proprio lavoro, chi non il lavoro non ce l'ha, o non cerca, ce l'ha precario, o chi lo ha avuto e vive del reddito di pensione, eccetera.